La prima notizia di oggi è una bella notizia perché proprio mentre si riuniva il Consiglio regionale mercoledì mattina si apprendeva che il piccolo Nicola è stato ritrovato in Mugello sano e salvo, un grande sospiro di sollievo da parte di tutti, la fine di un incubo. L'attualità porta in primo piano alcuni temi centrali e spinosi per la politica regionale, intanto la questione che di fatto era ancora irrisolta della gestione del trasporto su gomma. Il Consiglio di Stato ha sbloccato le cose respingendo l'ultimo ricorso di Mobit, in pratica i gestori attuali, e i francesi di Ratepe potranno iniziare il servizio. C'è un'altra questione che tiene banco ed è quella dei dirigenti regionali. In commissione qualche giorno prima era stata approvata la norma che modificava la legge attualmente in vigore accogliendo i rilievi della Corte dei Conti. In realtà vi sono altri aspetti da chiarire e nuovi rilievi ancora, così la proposta tornerà in aula modificata il 6 luglio. Quasi tutti d'accordo invece sulla proposta di legge al Parlamento per semplificare il lavoro delle aziende che tagliano il legno nei boschi. Si oppone il Movimento 5 Stelle, ma la maggioranza e le altre opposizioni condividono la scelta. Dal 28 giugno niente più mascherine all'aperto, la situazione dei contagi in zona bianca ora lo consente e c'è una soddisfazione bipartisan con l'invito alla cautela. Quanto è stata lunga la battaglia politica e giudiziaria sulla gara del trasporto pubblico locale e quanto tempo è passato da quel bando e dalla sua aggiudicazione? Tutto cominciò, lo ricordiamo, nel 2010 con la finanziaria regionale dell'epoca valida per l'anno successivo. Due anni dopo ci fu il primo bando europeo. Nel 2016 l'aggiudicazione ad Autolinee Toscana controllata dal colosso francese Ratepe che fu preferita a Mobit, il consorzio dei 14 gestori attuali, ma c'è stato bisogno di un altro bando dopo una sentenza del TAR. Siamo arrivati ad oggi in una situazione di stallo con la magistratura che ha anche aperto un'inchiesta e con tanti ricorsi presentati nel frattempo. L'appalto è grande, vale circa 4 miliardi e dura 11 anni ed è unico per tutta la regione. La parte finale del contenzioso giuridico amministrativo l'ha seguita da assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli, che ora è il capogruppo del PD. Finalmente, dopo questo lungo contenzioso, penso che abbiamo l'ultima sentenza, una delle tante, che ha decretato la correttezza della gara che è stata bandita e che è stata gestita dalla Regione. E io devo veramente ringraziare la professionalità e il rigore dei dipendenti della Regione che l'hanno seguita, l'avvocatura che l'ha difesa, perché il risultato è veramente un risultato importante anche sotto il profilo giuridico, perché questa è una gara che fa giurisprudenza in Europa. Cosa dicono le opposizioni? Partiamo dai gruppi di centrodestra. Intanto le sentenze come tali si rispettano e si accettano. Io spero che chi si è aggiudicato il servizio da oggi crei una situazione migliore rispetto a quella che c'è stata in questi anni, perché lo sappiamo benissimo, i disservizi che hanno sofferto i cittadini e che hanno sofferto anche i lavoratori, tutti coloro che ogni mattina si alzano per garantire il servizio per colpa di questa gara che è stata fatta a lotto unico e che ha comportato poi i ricorsi che abbiamo visto. Abbiamo avuto tanti anni in cui il TPL in Toscana non ha funzionato come dovrebbe funzionare in una regione nel 2021. Quindi noi speriamo e vigileremo sul fatto che le cose migliorino. Non possiamo dimenticarci che negli ultimi 6 anni, essendo in un regime transitorio e provvisorio, nessuno ha investito un centesimo su il trasporto pubblico locale. Questo ha portato in giro per la nostra regione autobus in stato precario, vi ricorderete tutti gli autobus incendiati, tanti autobus fermi lungo le strade. Ha portato tante aziende, non tutte per fortuna, perché qualcuna ha anche continuato a investire nella speranza magari di continuare a gestire il trasporto pubblico locale, ma molte hanno dismesso gli investimenti e quindi abbiamo perso anche da un punto di vista patrimoniale. A me quello che oggi fa sconforto e lascia veramente basito è l'atteggiamento di alcuni politici del Partito Democratico. Penso a uno su tutti, Enrico Rossi, che festeggia come se la nazionale avesse vinto gli europei. Ora capisco il clima d'Euro 2020, ma lui doveva essere il garante, l'arbitro. E i 5 Stelle per la capogruppo Galletti è necessario soprattutto che d'ora in poi migliori il servizio. In questo momento credo che ci sia bisogno di dare all'utenza un servizio efficiente, un servizio soprattutto che riesca a
estendersi anche alle aree che sono meno servite, e la Regione si deve attivare da questo punto di vista per cercare di far sì che la sentenza abbia un'attuazione, che il passaggio avvenga a questo punto con tutti i crismi e soprattutto si ritorni di nuovo ad avere un'efficienza che in questi anni troppo tempo è mancata. Sicuramente la gara così come è stata improntata e con i 7 anni di trascinamenti legali che ha avuto è stato un problema per tutti i toscani, ma soprattutto ha fatto capire che anche la Regione da questo punto di vista non è stata in grado di mettere su una gara come si deve e che non avesse tutti questi strascichi che purtroppo ci hanno portato alla situazione di adesso. Parla in TV anche la Presidente della Commissione Sviluppo Economico e chiede comunque a chi ora gestirà questo servizio il rispetto delle condizioni poste sia per i lavoratori sia per quanto riguarda gli investimenti da fare. Il contratto prevede la tutela dei lavoratori, prevede una serie di tutele e di investimenti di tutta la Toscana. Quindi quello che dovremo fare ora è sicuramente vigilare e controllare che tutto venga applicato come da regolamento, perché così dovrebbe essere. Certo è, se mi si chiede, come ho dichiarato ieri, essendo io proveniente da una zona che è Prato, credo che con il cuore, come ho sempre detto, c'era stata una tifoseria che è ovviamente del tutto affettiva, ma che è necessaria di salvaguardare quelle che sono le esperienze, in questo caso di 70 anni, ma anche altre, di buona amministrazione e quindi dell'indotto anche di un territorio. Quindi per noi è essenziale che i paletti che sono stati messi in questo contratto e in questa legge vengano rispettati. La prima notizia è una bellissima notizia. Nei boschi del Mugello, negli stessi minuti in cui iniziava la seduta di mercoledì del Consiglio regionale, è stato ritrovato e salvato il piccolo Nicola, il bambino di neppure 2 anni. Era scomparso da casa, si era allontanato, lo ha notato un giornalista, lo hanno salvato i carabinieri e i vigili del fuoco, riconsegnandolo ai suoi genitori. Una notizia che ci riempie il cuore. Stamani eravamo tutti molto preoccupati perché le prime indagini non portavano a nessun risultato. Consentitemi di ringraziare tutte le forze dell'ordine per il grande lavoro che hanno portato avanti con impegno, dedizione, grande professionalità come fanno sempre. Fatemi ringraziare il sindaco Moschetti di Palazzuolo sul Senio, una comunità che si è stretta intorno alla famiglia di Nicola. C'è stato un impegno collettivo, questa è la forza della nostra regione. Siamo delle comunità coese che hanno la capacità di mettersi a disposizione degli altri nei momenti di maggiore difficoltà. Il presidente Gianni il giorno dopo consegna anche il Pegaso d'Oro, il massimo riconoscimento regionale, ai protagonisti di quel salvataggio. È molto emozionato subito dopo aver appreso la notizia del ritrovamento. Siamo tutti con Nicola, con il carabiniere che lo tiene in collo, grande onore all'arma, e con tutti i volontari che si sono prodigati nella giornata di ieri fino alla più tarda nottata, e con l'impegno che hanno messo fin da stamani, ritrovando in questa scarpata impervia questo bambino che con il suo volto un po' graffiato ma sereno ci dà il senso di una bella storia a lieto fine di cui siamo orgogliosi. Ma chiaramente questa vicenda fa tirare a tutti i consiglieri di ogni forza politica un sospiro di sollievo, tanto che all'annuncio del vicepresidente Scaramelli in aula parte spontaneo un applauso. Un grande ringraziamento a Vittorio Di Giuseppe, all'operatore, al giornalista precario addirittura della RAI, che è stato colui che, sentendo un rumore in un cespuglio, ha dato poi il via al ritrovamento del bambino. Quindi un grande grazie a quest'uomo che sicuramente mette in evidenza, come ha detto il presidente Gianni, una situazione particolare, perché resta da capire come mai un bambino di appena 2 anni si fosse allontanato dalla residenza, di un percorso tale che, a detta di chi poi ha fatto il ritrovamento, alle forze dell'ordine che hanno fatto il ritrovamento, hanno parlato di un percorso che un adulto avrebbe difficoltà a compiere in oltre 1 ora di cammino.
Il giorno prima tensioni politiche forti si erano registrate sulla norma che cambia la legge sui direttori regionali, una legge all'apparenza molto tecnica che da tempo però è terreno di confronto e di scontro politico. Alla fine, su proposta del presidente Mazzeo, le modifiche proposte tornano in commissione. Poi il 6 luglio ci sarà la discussione in aula. Sono consapevole del rilievo politico e anche di scontro che è stato dato a questa legge, ma rivendico rispetto alle scelte che ho fatto come presidente di commissione di averle sempre volute fare nel rispetto della trasparenza e della correttezza procedurale, dando soprattutto dignità al ruolo dei consiglieri regionali e delle commissioni. Se esiste una prima commissione, esiste per fare tutti gli approfondimenti e gli accertamenti del caso e quindi quella è la sede vera e prima dove si deve animare la discussione, dove la discussione deve essere profonda. C'erano alcuni aspetti eccedenti i rilievi della Corte dei Conti, in particolar modo quelli relativi ai requisiti per l'accesso alla carica di direttore che venivano modificati da una disposizione. Ho firmato un emendamento con il quale questa norma è stata esclusa dalla proposta di legge. Tra i convinti fautori di questo cambiamento e della legge così come era stata presentata per la discussione e il voto c'è il capogruppo di Italia Viva. Scaramelli aveva sostenuto la proposta del presidente Giani per modificare la durata dell'incarico dei dirigenti regionali che non doveva necessariamente coincidere con quella dell'organo politico. Noi siamo convinti che questa legge vada approvata, vedo forte resistenza nelle altre forze politiche, noi continuiamo la nostra battaglia e rivendichiamo l'autonomia della politica al cospetto delle funzioni dirigenziali, dove la politica deve raggiungere la propria funzione, farsi supportare dalla tecnica ma mai essere subalterna a questo aspetto. Quindi noi siamo convinti delle nostre proposte, la battaglia proseguirà in prima commissione e noi lavoreremo come forza politica per fare in modo che nel prossimo Consiglio regionale, senza ulteriori rinvii, quella norma venga approvata così come noi l'abbiamo concepita, che è in sintonia totale con il nostro Presidente Eugenio Giani, per come la proposta, infatti, a noi convince, è arrivata in Consiglio regionale. L'argomento stimola un dibattito vivace, dentro e fuori dall'aula. Ascoltiamo la voce delle opposizioni. Noi fino dall'inizio eravamo perplessi su una proposta di legge che ormai, come dire, è da fine anno scorso, che viene diciamo portata all'attenzione dei commissari, però è una proposta di legge che a nostro avviso non può ricomprendere tutta una varietà di aspetti che sono totalmente superflui rispetto a quello che è lo scopo che invece deve avere questa proposta, cioè un adeguamento. Quindi ecco, noi ci siamo approcciati in questo modo, rispetto delle regole, rispetto dei principi di trasparenza, rispetto dei principi di legalità. Non accettiamo forzature, non le abbiamo mai accettate, anche quando il Presidente De Giani si è presentato in prima commissione cercando in qualche maniera di forzare anche l'approvazione di un testo ex novo senza che i commissari fosse stato sottoposto alla preventiva attenzione. Ci sono degli aspetti riguardo a questa legge che non ci convincono e soprattutto ci sono degli aspetti che sono stati segnalati essere maggiormente problematici. È necessario fare una legge che si attenga bene a quelle che sono le disposizioni di ordine superiore che ci vengono dati, ma soprattutto anche che facciano sì che ci sia diciamo una maggiore attenzione a quella che è l'attività dei dirigenti e alle loro nomine. Per questo credo che un ulteriore passaggio in commissione sia importante anche con delle eventuali proposte emendative. Intanto il Consiglio ha anche eletto i 7 membri del Collegio di Garanzia Statutaria: Alberto Caretti, Serena Bulleri, Giovanni Calugi, Francesca Beniacar, Gianluca Famiglietti, Stefano Pasquini, Simone Torricelli. Dovranno verificare la rispondenza delle fonti normative regionali allo Statuto. Potrebbe diventare più semplice adesso l'attività dei taglialegna nei nostri boschi, nelle nostre foreste. Il Consiglio dice sì, con 2 soli voti contrari, quelli del Movimento 5 Stelle, alla nuova proposta di legge al Parlamento che riguarda boschi e foreste. Il no viene però motivato così. Io ho visto soltanto prevalere un aspetto economicistico, soprattutto declinato in maniera molto disorganizzata e soprattutto che non va certamente a tutelare né la filiera del legno e né gli agricoltori, come loro vanno dicendo, parlo della maggioranza, ma che semplicemente andava in un'ottica di togliere delle regole, di non tutelare e che adesso vorrebbero estendere a tutto il territorio nazionale. Scriveremo una lettera per questo al governo e lo segnaleremo a tutti i nostri parlamentari che considerano i boschi e le foreste che sono tutelati dal MIBACT per il paesaggio e per il loro valore ambientale, e diremo loro che il Partito Democratico, ma il resto della maggioranza,
vogliono togliere le ultime regole che ci permettono di tutelare questi che sono beni comuni prima ancora che beni economici. Non la pensa allo stesso modo il Partito Democratico, che respinge questa critica. Parla di una regione che, nonostante le vecchie regole che si vogliono ristabilire adesso con questa iniziativa, ha visto crescere di quasi un terzo la superficie boschiva, ma che è costretta ad importare ancora la quasi totalità del legname che serve. Una maggiore semplificazione, minori costi per le tante, spesso piccole aziende del settore che sono agricole, che sono artigiane, per consentire di poter rispettare quella che è la tradizione del bosco toscano, che è un bosco essenzialmente coltivato, che ha ovviamente le sue parti maggiormente pregiate, che sono oggetto di vincoli particolari, come quella dei parchi, che devono essere soggette alla paesaggista, ma c'è tutta una parte, migliaia di ettari di bosco che non sono soggetti ad un vincolo specifico, che sino a luglio dello scorso anno non richiedevano l'autorizzazione paesaggistica, che oggi invece vi sono sottoposte con aggravio di burocrazia e di costi. E i gruppi di Lega e Fratelli d'Italia, che approvano questa proposta di legge, appaiono sulle stesse posizioni. Ricordo che il 9 di dicembre l'Aula del Consiglio regionale approvò due mozioni, una del gruppo della Lega, un'altra del gruppo del Partito Democratico, sostanzialmente con contenuto affine. Cosa si voleva? Si voleva che si riducesse i tempi e i contenuti della burocrazia che grava anche sulle aziende boschive. Occorre tenere presente che nelle aree di notevole interesse paesaggistico, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, occorre anche l'autorizzazione della sovrintendenza dei beni culturali. Guardate, quello che veramente nuoce all'economia toscana è l'eccesso di burocrazia. Noi oggi chiediamo al Parlamento di agire per far sì che queste aziende non siano più penalizzate, non debbano sottostare a questa autorizzazione. Ci sono già le dovute autorizzazioni. I boscaioli, li chiamiamo per nome, hanno bisogno di meno regole, hanno bisogno di meno burocrazia, hanno bisogno di meno fatica per poter fare il proprio lavoro. Pensiamo che l'autorizzazione paesaggistica per tagliare il bosco sia un eccesso di zelo di cui la nostra montagna non ha bisogno, perché è vero il contrario di quello che solitamente pensiamo, ovvero il bosco sta mangiando la montagna, mangia interi pascoli, mirtillaie, intere zone che prima erano appunto davano frutti di bosco, fragole, lamponi, more, mirtilli, eccetera, eccetera, che sono mangiati dal bosco anno dopo anno, perché il bosco sta arrivando sul crinale. E questo perché? Perché non ci sono più i pascoli, non ci sono più i pastori, non ci sono più le pecore, non ci sono più le mucche a pascolare. Evidentemente il bosco si impossessa di aree che prima erano appunto aree a pascolo. Senza più le mascherine all'aperto, la situazione evidentemente lo consente, il governo, dopo il parere dei tecnici, toglie l'obbligo. È un momento particolare, questo, i contagi sono scesi, c'è meno pressione sugli ospedali, la campagna dei vaccini prosegue anche se ci sono ritardi nelle forniture e problemi di sostituzione, soprattutto del siero di AstraZeneca. Le mascherine però, in questo clima così caldo, non saremo più costretti a indossarle all'aperto, a meno di assembramenti. Sì, mi pare una svolta importante che ovviamente sta nel solco della forte riduzione dei contagi che c'è stata nel nostro paese, nella nostra regione, ma in tutto il paese, che ha un riflesso importante sui ricoveri, come vediamo, ormai da settimane stanno riducendosi in maniera significativa, e quindi è un elemento importante nel ritorno a una normalità che ovviamente deve essere sempre presa con grande attenzione, perché l'anno scorso abbiamo imparato come fronte di un calo importante, poi ci può essere, se non monitorato con attenzione, un ritorno all'epidemia nella fase finale dell'estate. Quindi mi pare comunque che sia un messaggio importante anche
per tutti i cittadini, per tutti gli operatori economici, che va nella direzione di riacquisire una normalità che dobbiamo lavorare perché non si perda neanche a partire dalle fine dell'estate prossima e di quest'estate, e su questo è importante raggiungere l'obiettivo della vaccinazione di tutti i toscani entro la fine di settembre. Avremo delle difese in meno, quindi dovremo mantenere sicuramente un discorso sulla distanza sociale, sull'utilizzo dei gel disinfettanti, ancora con maggiore attenzione, questo ve lo dico da medico, ma credo che sia anche di buon senso. Quindi sicuramente è un passo ulteriore per ritrovare quella sicurezza e quella serenità che tutti andiamo cercando, compatibilmente poi con quelle che saranno le cose economiche, perché inevitabilmente, superata la pandemia, superata l'emergenza, dovremo affrontare altre situazioni altrettanto gravi. Io spero che questo primo passo verso la normalità sia veramente una prima pietra verso una situazione di nuova serenità per tutti. È tutto per oggi, torniamo con Regionando tra 7 giorni, dopo il TG della sera, insomma, di venerdì 2 luglio.